Gli amici ci chiedevano come ottenere i nostri stessi risultati con le donne, ma sinceramente non sapevamo cosa rispondere e anzi in quel preciso istante ci siamo accorti che non esisteva un percorso, qualcosa che potesse far capire agli uomini come interagire con le donne. Perché non è qualcosa che si impara a scuola, all'università e spesso nemmeno in famiglia. Quindi abbiamo deciso di creare qualcosa di nuovo, qualcosa che non esisteva ma di cui c'era un profondo bisogno. Abbiamo deciso di creare un percorso in cui ogni uomo non fosse obbligato ad imparare una tecnica di seduzione, ma che avesse la possibilità di creare un suo personalissimo metodo per essere felice con le donne. Noi eravamo dei ragazzi normalissimi, non avevamo niente in più rispetto al ragazzo medio che si può incontrare in giro per l'Italia. Non siamo cresciuti nel lusso, non avevamo né soldi né fama e infatti gli altri proprio non riuscivano a capire il segreto dei nostri rapporti con le donne. Questo a sua volta ci ha fatto capire che avevamo sì tantissima esperienza, ma in realtà non sapevamo come aiutare gli altri ragazzi che volevano ottenere gli stessi risultati. Perché un conto è sapere come fare le cose, un altro conto invece è sapere come insegnarle. Abbiamo dovuto lavorare tanto per imparare come capire la nostra esperienza, come sfruttarla, ma facendo in modo che non risultasse una serie di formule e di sequenze. Non volevamo creare un metodo di seduzione, ma un percorso vivo, di esperienze mirate attraverso le quali qualsiasi uomo potesse imparare in poco tempo tutto quello che una persona media impara in una vita intera. Volevamo creare qualcosa di davvero speciale, perché ogni uomo e ogni donna hanno diritto di essere felici e appagati con l'altro sesso, di avere una ragazza, una fidanzata, una moglie, una compagna, e siamo profondamente convinti che ognuno di noi nasca già con la capacità naturale di essere attraente, di essere interessante e seducente per l'altro sesso. Peccato che questa capacità non solo non viene sviluppata, ma purtroppo addirittura viene limitata dall'educazione sociale, dalle brutte esperienze, dalle cadute o anche dal giudizio degli altri. È da migliaia di anni che gli uomini e le donne si incontrano e fanno dei figli. Ma la questione non è quella di moltiplicarsi come dei conigli, ma come avere relazioni felici e appaganti sia per l'uomo che per la donna. Il sesso è uno dei bisogni fondamentali dell'uomo, come il cibo e il riposo. Se non dormi per un lungo periodo ti senti male. Se non mangi per tanto tempo ne paghi le conseguenze. E lo stesso vale per il sesso. Solo che il disagio derivante da quest'ultimo viene ignorato. Infatti noi lavoriamo solo con gli uomini più coraggiosi, perché solo un uomo coraggioso può dire a se stesso: voglio imparare a conoscere e a sedurre ancora meglio le donne che mi piacciono e voglio essere sicuro che quando incontrerò la donna della mia vita sarò l'uomo ideale per lei. Mentre gli uomini deboli si convincono di essere già perfetti e che non hanno più nulla da imparare. Sappiamo per certo che i nostri studenti sono uomini anche intelligenti, perché possono sempre chiedere il consiglio e l'aiuto di una persona che ha già fatto quella strada. In questo modo riescono ad aggirare tutti gli scogli e ostacoli, a volte anche invisibili, che ci sono quando una persona si approccia a questi argomenti. Mentre i soggetti so tutto io se le beccano in pieno gli scogli e le palate, cercando a tutti i costi di evitare i corsi di seduzione. Oltre a questo, aiutare le persone è una delle cose più belle al mondo. Non c'è niente di meglio. È bello realizzare che stai facendo la cosa giusta e che questa cosa cambia in meglio la vita delle persone. Ricevere continuamente i ringraziamenti per l'unicità dei nostri percorsi. Sentire l'amore, il rispetto e il riconoscimento dei nostri studenti. Questo non ha prezzo. A nostra volta siamo molto grati ai nostri genitori, amici e colleghi per il supporto che ci danno nel continuare a lavorare per il bene di tante altre persone. Perché non ha importanza cosa pensano della tua attività i politici, i conoscenti, i giornalisti, e nemmeno il vicino di casa o l'idraulico hanno voce in capitolo. Chiedi ai tuoi clienti piuttosto se gli piace quello che fai. E se la risposta è affermativa, significa che stai facendo la cosa giusta.